visto la volta scorsa che l'interpretazione del moto casuale, del moto di agitazione termica o moto browniano delle particelle sospese conduceva al primo fondamento oggettivo, misurabile, quantificabile della teoria atomica. Per la prima volta era stato possibile attribuire grandezze misurabili agli atomi. Con l'esperimento di Jean-Baptiste Terrain del 1908 è stato possibile misurare il numero di Avogadro e quindi dividendo una mole di ossigeno per il numero di Avogadro hai una molta massa, la misura della massa della molecola di ossigeno, per esempio. Ok? Questo permette di, il passo successivo, che in realtà storicamente è precedente, è quello di utilizzare il modello atomico, cioè l'idea che la materia è formata di particelle elementari indivisibili, gli atomi, per interpretare e spiegare in termini dinamici, in termini meccanici, il comportamento dei gas. Questo va sotto il nome di teoria cinetica. Dei gas, perché sono il sistema termodinamico più semplice, come vedremo tra un attimo. Questa consiste iniziata da Bernoulli nel libro di dinamica, consiste nel utilizzare i principi della dinamica per ottenere l'equazione di stato. E quindi mostrare che non c'è nessuna, cioè c'è coerenza tra il comportamento i corpi macroscopici e quelli microscopici. Possiamo interpretare dal punto di vista microscopico il comportamento dei gas. D'accordo? Mentre la termodinamica classica prende l'equazione di stato come punto di partenza, senza interpretarlo in termini più semplici. Ok? Ripeto, partiamo dai gas perché sono il sistema fisico più semplice. Se vi ricordate, vediamo se riesco a ritrovarlo. L'interpretazione prevedeva che il gas, in particolare il moto browniano, il liquido, fosse composto da moltissime particelle molto piccole, le molecole di acqua o comunque del liquido che fornisce la sospensione, in costante agitazione, in moto di agitazione termica o moto browniano. Ok? E sono proprio gli urti di queste molecole, di queste particelle sul corpo in sospensione che ne causano il moto casuale, il moto browniano. Oppure la pallina viene colpita da diverse direzioni, quindi si agita, segue un moto disordinato. E questa idea è quella che fornisce la base della teoria cinetica. Quali sono le ipotesi? Non piuttosto semplici. Il gas è formato da un numero molto elevato, adesso mi chiamano con N maiuscolo, di particelle identiche.
dotate di massa, chiamiamola M piccola, ma puntiformi, cioè di volume nullo. Tanti piccoli pallini, il volume talmente piccolo da essere trascurabile in prima approssimazione. E sono tutte identiche, caratterizzate dalla stessa massa, per esempio. La massa ovviamente non è zero, quella che è molto piccola, ma c'è. Poi queste particelle sono distribuite in modo omogeneo, sia in posizione che in velocità, cioè se immaginate un contenitore cubico che contenga il nostro gas, le particelle di gas possono essere dappertutto. Non c'è una particolare posizione che sia più probabile di un'altra, sono distribuite in modo omogeneo, possono trovarsi dappertutto. E sono caratterizzate quindi da velocità, non sono ferme, come abbiamo visto per il moto proniano, ma sono in moto. E la velocità di ciascuna particella può avere una direzione qualsiasi. In questo senso sono distribuiti in modo casuale. Ogni particella ha una sua velocità, che è un vettore, e la direzione di questo, della freccina di velocità di quella particella, può avere qualsiasi direzione, e verso che. Ok? Questa ipotesi storicamente prende il nome di del caos molecolare. Cioè, le particelle possono stare dappertutto e muoversi in qualsiasi direzione e verso. Non c'è una direzione privilegiata rispetto a un'altra. Infine, interagiscono tra di loro e con le pareti tramite urti elastici, cioè che conservano l'energia cinetica. Saluto. In realtà, di fatto, se le particelle sono identiche a volume nullo, gli urti tra particelle avvengono come se le particelle si ignorassero. Quindi quelli importanti sono quelli con le pareti, ok? E ogni volta una particella urta contro una parete viene conservata l'energia elastica, l'urto è perfettamente elastico, d'accordo? Inoltre è fondamentale ancora, ultima ipotesi, non ci sono forze di interazione tra particelle. L'unica forza alla quale le particelle sono soggette è la forza dovuta alla collisione con le pareti quando questa avviene. Le particelle tra di loro si ignorano. E quindi di fatto, se prendiamo una sezione del contenitore cubico e qui ho una molecola di gas, una particella di gas, questa segue una traiettoria rettilinea, se non ho forze, se non ci sono interazioni, primo principio della dinamica, il moto è rettilineo uniforme. Finché non incontra la parete, interagisce con la parete e rimbalza in modo elastico sulla parete. È l'unica sorgente di
forza di interazione che subisce la particella, viene deflessa rimbalzando sulla parete. Mentre tra un urto e il successivo il moto è rettilineo uniforme. Ok? Se voglio ripetere la figura di prima, supponete di avere appunto n particelle identiche, tutte di massa n, distribuite in modo casuale. D'accordo? Ognuna delle particelle può essere numerata dalla prima alla ennesima, quindi possiamo pensare a un indicatore i che va da 1 a n. Tutte le particelle hanno la stessa massa, ma ognuna avrà una posizione diversa, una velocità diversa. Indichiamo con V, con I, la velocità della iesima particella. V1 sarà della prima, V2 la seconda, V3 la terza, eccetera. Ora, se la distribuzione è casuale, d'accordo, avrò per esempio tante particelle che si spostano verso destra quante verso sinistra, con un pari valore di velocità. Quindi in media la velocità, queste due minori e maggiori indicano il valore medio, cioè la somma di tutte le velocità vettoriali diviso il numero di particelle, questa sarà 0. Globalmente non si sposta, perché tanto si muovono da una parte e tanto dall'altra. Quindi il valore medio globale sarà grosso modo in media nullo, salve qualche minima fluttuazione. Su un tempo sufficientemente lungo le particelle sono ferme, proprio perché sono confinate in quel volume e le velocità sono distribuite in modo casuale. Ok? Però proprio per il fatto che le velocità sono distribuite in modo casuale, se invece andassi a considerare i quadrati delle velocità avrei un risultato diverso rispetto alla media. Perché? Beh, fammi fare il disegno. Io ho la iesima particella, questa è la V. Supponiamo che questa sia V con X, la componente lungo l'asse orizzontale. Ok? Il modulo della velocità, cioè la lunghezza del vettore V al quadrato, varrà, teorema di Pitagora, la componente x al quadrato più la componente y al quadrato più la componente z al quadrato, ciascuna per ciascuna particella. Ogni particella avrà una freccina che è immaginate in due dimensioni, avreste la componente x e y sommate al quadrato, in tre dimensioni avete tutte e tre le componenti sommate al quadrato. Non è altro che il teorema di Pitagora in tre dimensioni. Questo dà la lunghezza del vettore velocità per ciascuna particella. Se sono distribuiti in modo casuale, non c'è alcun motivo a priori che una componente, quella x o quella y o quella z, sia più grande delle altre. Avranno in media velocità che hanno componenti paragonabili in tutte e tre le direzioni. Se le proietto lungo x, y e z, in media, cioè su un grande numero di particelle, troverò circa gli stessi valori, quali che siano non ha importanza. Quindi in media il quadrato della componente x sarà identico al quadrato della componente y, che sarà identico al quadrato della componente z. Perché le tre direzioni sono equivalenti. Questa parentesi minore o maggiore significa somma tutte le componenti x e dividi per il numero di particelle, il valore medio del quadrato della componente. Ok? Se non ho motivi
per preferire una direzione a un'altra, in qualunque direzione io proietti le grandezze e velocità, trovo in circa lo stesso valore. Quindi in media la componente è la stessa. Ok? Bene. Se tenendo presente questo, allora se sommo, il quadrato della velocità di ciascuna particella sarà la somma delle medie delle tre componenti. Il valore medio della lunghezza del vettore sarà la somma dei valori medi delle componenti. Anche qui non è altro che il termine di Pitagora, scritto in modo diverso. Ma se questi hanno lo stesso valore, sommare la componente x al quadrato, la componente y al quadrato e la componente z al quadrato, se tutte e tre, ripeto, hanno a priori lo stesso valore, questo non è altro che fare tre volte una qualsiasi delle tre, diciamo per esempio la x. Perché se sono distribuiti in modo casuale, ogni direzione ha la stessa probabilità di avere un valore di velocità rispetto a un'altra, la somma delle componenti, cioè la lunghezza della freccina della velocità al quadrato, non è altro che il triplo, in media, certo su un numero di Avogadro di particelle, tre volte la componente x e y, z, indifferente quale componente scelta. È tutto chiaro? Perfetto. Questo ci sarà utile tra un attimo. Torniamo al nostro caso. E andiamo a considerare quello che succede a una qualsiasi particella. Ma se è n, prendiamo questo come asse delle x, asse orizzontale come asse delle x. Particella segue il suo, urta contro la parete e poi rimbalza. Ok? La velocità della particella, fatemi disegnare in verde, qui, ha due componenti, una x e una y, che è in rosso. Durante l'urto elastico, che conserva l'energia cinetica, la massa del contenitore è enormemente più grande di quella della particella, dell'atomo di ossigeno o di idrogeno. Per cui quello che succede è che si può utilizzare la legge di conservazione della quantità di moto per questo. Quello che succede è che se la massa, ripeto, del bersaglio, della parete è molto più grande di m, l'unico effetto del rimbalzo è quello di cambiare il verso, che è il segno della componente perpendicolare alla parete. Quindi, dopo l'urto, ridisegniamo la particella qui, la componente x è meno vx, cioè l'opposto di quella di prima, mentre la y non è altro che la stessa. Solo la x cambia diverso, rimbalza letteralmente. D'accordo? Quindi l'unico effetto dell'urto con la parete è quello di cambiare il verso della velocità lungo l'asse perpendicolare alla parete. In questo caso l'asse delle x. Ma allora posso calcolare di quanto cambia la velocità. Stiamo parlando di una sola particella. Dopo l'urto ho meno vx, prima dell'urto ho vx. Dopo l'urto meno quella prima. Ho la variazione di velocità.
questa vale, con un minimo di altro, lo vedete, meno due volte la velocità prima dell'urto, perché in verde è solo di segno. È tutto chiaro? Ma questo causa, se cambia la velocità, cambia anche la quantità di moto. Che piccola con X. Ricordate che la quantità di moto è definita come massa per velocità. Quindi ho meno M con X meno, questo dopo, questa MVX prima. Cioè la componente X della quantità di moto viene alterata, cambia di quanto? Meno due volte M. Ok? Ma se cambia la quantità di moto, vuol dire che sulla mia particella è stata effettuata, è stata applicata una forza. La forza dovuta alla presenza della parete del contenitore, che durante l'urto ha cambiato il verso della velocità. Quant'è l'ammontare di questa forza? La forza, ripeto, che ha agito sulla particella, perché la particella ha cambiato quantità di moto. La forza, che in questo caso avrà una direzione lungo l'asse delle X, è data, secondo il principio della dinamica, dalla variazione della quantità di moto nell'intervallo di tempo necessario a cambiarla. Secondo il principio della dinamica. Ok? Variazione della quantità di moto nell'intervallo di tempo. Delta px l'abbiamo appena calcolato. Quant'è questo intervallo di tempo? Beh, supponiamo che il nostro contenitore sia un cubo di lato L. L per x, L in y, L in z, più semplice. Ok? Quanto tempo ci vuole perché la particella faccia due urti sulla stessa parete? Tra un urto e il successivo. È il tempo di andata e ritorno. Il tempo che serve a percorrere due volte la lunghezza della scatola, del contenitore. Cioè il delta t può essere stimato come spazio da percorrere, andata e ritorno, quindi due volte L, fratto la velocità con cui viene percorso, che è costante, perché durante, tra un urto e l'altro, le velocità non cambiano, quindi Vx. Quindi la frequenza con cui avvengono gli urti è l'inverso di questo numero. Ogni 28 secondi la particella urta contro la parete di destra, attenzione. Ok? Quindi possiamo stimare la forza che ha agito sulla particella per cambiarne la quantità di moto come, al numeratore abbiamo meno 2mx fratto l'intervallo di tempo necessario tra un urto e l'altro, che è 2L fratto x. Questa è una L. Ok? Questa è la forza che agisce durante una collisione su una particella. Fatemela riscrivere. I 2,2 posso semplificarli, questo 2 e questo 2 possono essere semplificati. L diviso Vx è come moltiplicare per Vx diviso L. Ok? Quindi ho meno mvx alla seconda fratto L. Ripeto, i 2,2 li ho tolti, il meno rimane, m rimane, vx va al numeratore, vx alla seconda diviso L. Questa è la forza con cui la parete agisce sulla
molecola sull'atomo per un urto, d'accordo? Ma in realtà le particelle non sono mica una sola, sono tante, d'accordo? Quindi questa è legata a una sola particella. Se mi interessa la forza totale, quella con cui tutte le particelle subiscono a causa dell'urto con la parete, dovrei sommare tutti i termini di questo tipo, ok? Per la prima, per la seconda, per la terza, eccetera. Quindi se li sommo tutti, cosa ottengo? La forza di queste leggi risultante sarà uguale a m, la stessa per tutte le particelle, e le a che cambiano il vx alla seconda. Quindi ottengo meno m su l, poi ho vx1 al quadrato più vx2 al quadrato fino a quello dell'ultima particella, tutti i quadrati delle componenti x. Ma sommare n termini in una somma è la stessa cosa che moltiplicare il numero totale di addendi per il loro valore medio. Perché la media è uguale alla somma di ogni di tutti i termini diviso il totale. Quando voi fate la media dei vostri voti, fate voto in matematica, voto in fisica, voto in scienze, voto in latino, eccetera, diviso il numero di materie. La somma di tutti i voti è il numero di materie per il voto medio. Quindi la forza risultante posso stimarla come meno la massa delle particelle diviso L lunghezza dell'atomo del cubo per il numero di particelle per il Vx medio al quadrato, la media quadratica delle componenti X. Questa è la forza che le particelle subiscono, ok? Questa è la forza che viene esercitata dalla parete sul gas. Terzo principio della dinamica, la forza con cui il gas agisce sulla parete è esattamente identica a questa, ma col verso contrario. Quindi la forza con cui il gas preme sulla parete è esattamente questa col segno più. Quindi la forza che non è per prima risultante, lungo l'asse dell'x, ma un asse vale un altro, è uguale a m su l n volte x quadratico medio. Questa è la forza con cui il gas agisce su quella parete, ok? Ma questo possiamo fare in modo di scriverlo senza specificare a quale componente ci riferiamo. Perché? Perché se le velocità sono distribuite in modo casuale, la componente x è un terzo della media dell'intera freccia che dà il vettore velocità. Cioè solo la media delle componenti x vale un terzo del totale. Quindi al posto di questo posso scrivere un terzo la media quadratica dell'intera velocità, che è quella che mi interessa di più. Quindi la forza con cui il gas agisce sulla parete vale ml n terzi v quadratico medio. A questo punto abbiamo calcolato la forza esercitata dalle particelle di gas sulla parete. Qui ho lasciato scadere la x perché in realtà una faccia equivale all'altra, visto che la distribuzione è isotropa. Che consideri una faccia o un'altra identica. Su ciascuna faccia viene esercitata questa forza. Ma quando parliamo di gas, più che la forza ci interessa la pressione. Quant'è l'area
della faccia del nostro contenitore. E lì è la seconda. Quindi la pressione esercitata dal gas su una faccia, quindi la pressione interna al principio di Pascal, vale la forza risultante diviso la superficie della faccia, che è lì alla seconda. Cioè, nel nostro caso, M su L per N terzi V quadrati con medio diviso L alla seconda. Questa è la pressione interna del gas. Ma ho un L diviso un L alla terza fa L alla, la seconda fa L alla terza, quindi P vale al numeratore o M N V quadrati con medio diviso 3 volte L alla terza. Ma L alla terza è il volume del mio cubo, del contenitore. Se moltiplico per V a destra e a sinistra, ottengo se moltiplico per V a destra e a sinistra, ottengo a sinistra P per V, e già siamo a buon punto. Quindi ho PV è uguale a un terzo MN V quadrati con medio. Ma P per V è l'equazione interna e sinistra, l'equazione di stato. Se lo confronto con PV uguale a N, anzi, N K T, ottengo l'interpretazione della temperatura. Se compariamo i due, ho che la temperatura vale un terzo di M per V al secondo. Ma questa, vi ricorda niente M per V alla seconda? È energia cinetica, il doppio dell'energia cinetica. In realtà media. Perché l'energia cinetica media, o la media dei quadrati delle velocità. Quindi T, ok, anzi scusate, KT vale 2 terzi per l'energia cinetica media delle particelle. Ovvero sia, detto in altri termini, le particelle sono in moto, il loro valore medio, posso scriverlo con la barra sopra o con il giorno di noi che si è appropriato, è 3 mezzi K. Quindi non solo abbiamo ritrovato l'equazione di stato, PV uguale NKT, ma abbiamo interpretato la temperatura in gradi Kelvin, attenzione. La temperatura assoluta non è altro che una misura dell'energia cinetica media delle molecole del gas. Non è una grandezza fisica nuova, è un'energia cinetica media. Ah, questo è uno dei più grossi risultati della teoria cinetica. Inoltre, questo è il secondo, la pressione interna del gas non è altro che l'effetto delle forze legate alla collisione delle molecole con le pareti. Non si tratta di un'interazione nuova, ma solamente
dell'effetto delle collisioni delle, di ogni singola particella con le pareti. Quindi utilizzando l'ipotesi della teoria cinetica, cioè il gas è formato da n particelle indistinguibili distribuite in modo casuale che non interagiscono tra di loro se non con urti elastici, è possibile interpretare la pressione del gas come dovuta all'effetto della collisione con le pareti del gas, ed è possibile interpretare in termini dinamici, in termini di energia cinetica, la temperatura, che non ha una grandezza fisica nuova. La temperatura in teoria potrei misurarla in joule. La costante di Boltzmann non serve altro che mettere d'accordo le unità di misura, perché la temperatura è energia. Non solo, ma siccome l'energia cinetica, scusate il colore, non è mai negativa, ecco interpretato il fatto che la temperatura assoluta ha un minimo, sotto lo zero non va. Perché? Perché è un'energia cinetica. L'energia cinetica non è mai negativa. In realtà qui dal punto di vista classico dovrei mettere maggiore o uguale a zero, ma ci sono motivi legati alla fisica delle particelle, alla fisica quantistica, che impediscono che raggiunga il valore zero. Ci sono all'inizio del secolo, un laboratorio, non mi ricordo più dove, all'inizio del XXI secolo, ha raggiunto 10 alla meno 4 Kelvin, il valore minimo più basso a temperatura assoluta. La legge mi dice che sta per finire l'ora e adesso mi fermo. Quindi con la teoria cinetica è possibile interpretare l'equazione di stato, la pressione, la temperatura e il fatto che la temperatura assoluta ha un minimo fisico invalicabile. Alla prossima puntata.